Tanto bellissimo che oggi vogliamo conoscere di più con Don Massimo Tellan, che è già pronto. Don Massimo, sì. Buongiorno, nel nostro studio. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie, ben trovati voi. Parroco di San Giovanni Crisostomo qua a Roma e come sempre è alle prese con qualche cosa quando noi lo scorgiamo qua al tavolo. Che stai facendo? Sto realizzando un'immagine di San Luca, oggi San Luca l'evangelista, patrono anche degli iconografi, dei pittori. Quindi anche tuo, anche un po' tuo patrono. Anche un po' patrono anche mio, sì, insomma. Sì. Perché comunque lui è l'evangelista e l'evangelista, noi siamo sempre legati al fatto che ha scritto il Vangelo, il terzo Vangelo, il Vangelo in modo particolare della misericordia, dell'amore tenero di Dio, ma in questa evangelizzazione anche l'arte, no, la via pulcritudinis, come si suol dire, è una strada di evangelizzazione. Allora, è bello scoprire che Luca è questo evangelista che, per tradizione, sappiamo, era anche medico. Paolo stesso, quando scrive di lui nella lettera ai Colossesi, dice il caro medico, però è anche il patrono, appunto, degli artisti, proprio perché lui, nel suo modo di raccontare il Vangelo, di narrare anche i dettagli, soprattutto poi dell'infanzia di Gesù, ha quasi in qualche modo dato delle pennellate, no? Entrare dentro i suoi Vangeli e anche cogliere come un affresco di Maria, anzitutto, perché lui è il grande narratore della vita di Maria, no? I Vangeli dell'infanzia, tutti improntati sulla figura mariologica, e poi tutto il resto del Vangelo, insomma, che è chiaramente un cammino, lo scopriremo magari parlandone anche insieme, no? Perché il Vangelo di Luca è davvero costruito come un lungo cammino. Sappiamo che Luca non ha conosciuto Gesù, non era tra i discepoli di Gesù, ma raccoglie la predicazione di Paolo. Lui accompagna Paolo nei suoi viaggi missionari, lo sostiene, no? E nella sua predicazione Paolo lo racconta che appunto è con lui e raccoglie anche negli Atti degli Apostoli, perché sappiamo che... A proposito degli Atti degli Apostoli, Don Massimo, stiamo vedendo questo dipinto. Cosa ci hai portato? Allora, quello è un Tellan dannata, è un Tellan, diciamo, anche datato, perché è del lontano Giubileo del 2000. All'epoca il rettore del Pontificio Seminario Maggiore mi chiese di realizzare appunto un'opera che potesse accompagnare l'incontro del Papa, oggi San Giovanni Paolo II, con i seminaristi. E allora realizzai questa immagine di San Luca che indica evidentemente la Madonna, ma qui rappresentata come la patrona del seminario, la Madonna della fiducia. E poi da quella immagine è stato realizzato la copertina, ho portato qui una copia, anche quella ormai datata, 24 anni, del librettino, appunto, che era stato realizzato per accompagnare il rosario che San Giovanni Paolo II ha fatto in seminario, al seminario Romano Maggiore, con tutti i seminaristi durante la sua visita per la fiducia. Hai parlato di Paolo e hai parlato di Luca. C'è un luogo qua a Roma che testimonia anche l'incontro delle vicende di queste due persone e si tratta della chiesa di Santa Maria in Lata. Allora noi ci vogliamo andare con questo servizio nel salutare anche tutte le monache che sono presenti e frequentano la chiesa di Santa Maria in Lata. Vi portiamo subito in quel luogo dove si dice che Luca abbia scritto gli Atti degli Apostoli. Guardiamo. Siamo nell'antichissima cripta della chiesa di Santa Maria in Lata, nel cuore di Roma, in via del Corso, a pochi metri da Piazza Venezia. È un luogo nel quale l'Apostolo Paolo può aver dimorato per un certo tempo. Secondo la tradizione, in questo luogo non ha dimorato solo Paolo, ma probabilmente anche Pietro e l'evangelista Luca. E questo è testimoniato poi dalla memoria che le comunità cristiane successivamente, dopo l'editto di Costantino, hanno fatto di questo luogo. L'hanno mantenuto proprio nella memoria di questi tre importanti personaggi della nostra religione. Qui vediamo le figure di Paolo, di Pietro, di Luca con il suo simbolo, il toro, e in secondo piano la figura di San Marziale. In questo luogo è molto probabile
che Paolo abbia scritto una delle sue lettere del periodo romano, tra quali ricordiamo ovviamente la lettera ai Colossesi, agli Efesini, la lettera a Filemone e la seconda lettera a Timoteo. E non è un caso che qui Luca è ritratto mentre scrive. Infatti è molto probabile che Luca abbia qui scritto gli Atti degli Apostoli, o quantomeno gli ultimi capitoli di questo bellissimo racconto della storia, della prima storia del cristianesimo. Altro elemento che la tradizione ci ricorda è che Luca, essendo sempre stato noto come il primo iconografo, qui abbia fatto diversi ritratti di Maria. La chiesa di Santa Maria Vianata ha assunto il suo attuale aspetto barocco nel 1660 per iniziativa del Papa Alessandro VII. Qui hanno lavorato Cosimo Fanzaga e Pietro da Cortona. Sull'altare maggiore è conservata un'icona del XII secolo dedicata alla Madonna Advocata, cioè una Madonna che intercede per i credenti. È nota a Roma come la Fons Lucis, la fonte della luce. Si ritiene che possa essere una copia di quella dipinta da San Luca nei sotterranei di questa chiesa. Dal centro di Roma, Don Massimo, ci spostiamo idealmente, perché se pensiamo ai dipinti attribuiti a San Luca ci viene subito in mente Bologna, Madonna di San Luca. Sì. Ma non tutti sanno che tra le icone attribuite a San Luca ci sono anche madonne molto più famose, anche oltre quella chiaramente dove tutti vanno al santuario di Bologna, cioè la stessa Salus Populi Romani, la patrona di Roma, tanto venerata da Papa Francesco. No? Quindi, o anche la stessa Madonna dell'Araceli, la Maria che intercede, no? Che poi è molto simile anche all'altra icona che è custodita proprio in Santa Maria in Lata, di questa Madonna dell'intercessione, l'Advocata. Noi siamo abituati a vedere sia Don Massimo, Madonna... scusami, quella che vediamo è quella di la Madonna di Bologna, giusto? Sì, credo che questo dovrebbe essere, esatto. Ma anche la stessa Madonna, la Madonna Nera di Częstochowa, qualcuno ritiene sia attribuibile a Luca. Evidentemente possono essere delle copie realizzate dal prototipo, no, che Luca ha fatto a suo tempo. E proprio perché Luca ci dà questo ritratto di Maria, dall'Annunciazione in poi, noi vediamo che Luca ci consegna questa teologia anche paolina. È bello vedere, dicevamo prima, di questo viaggio che Luca ci fa fare. Luca raccoglie, no, la teologia di Paolo. Paolo nella lettera ai Filippesi ci presenta Gesù come il figlio di Dio che si spoglia per incarnarsi, per farsi come uno di noi. Luca in realtà costruisce il suo Vangelo come questa discesa del figlio di Dio che si incarna nel grembo di Maria e comincia questo viaggio di ritorno verso la casa del Padre, da cui il vertice è appunto Gerusalemme, non solo nell'ascensione ma soprattutto nella morte e resurrezione di Gesù. E in questa discesa del figlio di Dio che si spoglia, si incarna, e questo cammino di Gesù verso Gerusalemme, c'è questo nostro essere presi insieme con lui, il figlio di Dio che scende, si incarna, perché anche noi possiamo riprendere quel cammino che ci riporta verso il cielo. E la storia poi degli Atti degli Apostoli, poi magari dopo, se c'è modo, no, lo diremo, rinizia proprio così, con il suo racconto dell'ascensione. E allora dopo, Don Massimo, continueremo a parlarne, ti lasciamo lavorare, ne approfittiamo, andiamo qualche istante in pubblicità, voi se state prendendo il caffè continuate, però mi raccomando, non cambiate canale, noi vi aspettiamo qua. Max che continuava il suo lavoro, che sta andando avanti tra l'altro tantissimo. Molto velocemente. Sentendo Natale pensavo a questo discorso sulle donne. Luca, in questo, è un grande narratore invece dell'aspetto femminile. Il Vangelo di Luca è quello che ci consegna anche proprio le donne che seguono Gesù e si prendono cura con i loro beni della predicazione del gruppo, appunto, degli apostoli, sia prima che poi dopo, anche negli Atti, no? E Luca lo sottolinea perché il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia, il Vangelo degli ultimi, di quelli che nessuno
nota che nessuno vuole considerare. Parte da una donna, è vero, è stato preceduto dall'annuncio il suo Vangelo della nascita di Giovanni Battista a Zaccaria, però questo discorso della donna in Luca torna spesso, perché la donna anche all'epoca di Gesù era non considerata, era tra gli ultimi. E allora ecco gli ultimi che Luca ci consegna, che ci racconta, i pastori, che erano non soltanto i poveri. Oggi noi pensiamo ai pastori come ai poveri che non avevano niente, che avevano solo le loro greggi da accudire. Ma in realtà i pastori all'epoca di Gesù erano anche la categoria dei peccatori. Perché? Perché loro non osservavano lo Shabbat, non potevano adempiere le leggi di Mosè, non potevano andare al Tempio, perché gli animali devono mangiare. Certo. E quindi anche lì, gli ultimi, coloro che nessuno considera. Gesù, figlio di Dio, è venuto a recuperare questa attenzione all'ultimo e riportarlo con sé al centro dell'attenzione. Don Massimo, simbolo di San Luca è il bue. È il bue, adesso possiamo spoilerare un pochino. Eccolo vedi qua, che allora era già pronto. C'era. Beh, tutto non si può fare in diretta, ecco, diciamo così. Sì, è il simbolo dell'evangelista, e soprattutto perché appunto il suo Vangelo comincia nel Tempio con Zaccaria, no? L'annuncio a Zaccaria della nascita del precursore. E nel Tempio, già prima dell'epoca di Gesù, già anche nelle culture pagane, il vertice della preghiera è quello del sacrificio, dove appunto venivano sacrificati gli animali. E quale sacrificio era maggiore? Quello del poter sacrificare un animale di grossa stazza come il bue, il toro. Ma soprattutto è bello ricordare anche un dettaglio che ci riporta all'arte. Van Gogh scriveva in una sua lettera al fratello Theo che il simbolo di San Luca è il bue, perché il bue rappresenta la pazienza. E chiunque si dedica all'arte sa che ci vuole pazienza per realizzare un'opera. E così come per avere un figlio bisogna aspettare 9 mesi, così per raccogliere i frutti della terra bisogna aspettare le stagioni, anche per produrre un'opera d'arte bisogna avere la pazienza. Allora bene sta il bue che rappresenta questa pazienza, diceva appunto Van Gogh, ad accompagnare questo evangelista. E in fondo è anche vero, perché nel Vangelo di Luca viene anche esaltato questo aspetto della pazienza. Io qui ho portato anche proprio la rappresentazione di una immagine, che è quella della parabola del figo sterile. Luca ci consegna questa parabola molto piccola ma bella di Gesù che ci racconta che a un certo punto il vignaiolo vede che questo figo non produce frutti e continua a chiedergli, no, ma come mai? Dice, allora basta, taglialo. È inutile che sta qui a sfruttare il terreno. E Gesù dice che il vignaiolo, il custode, no? Dice al padrone della vigna, qui rappresentato appunto in questa forma cristologica insieme con Dio Padre, dice dammi ancora del tempo perché io me ne prenda cura e lo poti, lo concimi, mi prenda cura di lui. E questo ci dà anche una idea della pazienza, la pazienza cristiana. Noi per pazienza tante volte la confondiamo con la rassegnazione. Quando sei rassegnato è pazienza, è quasi uno sgrullare le spalle. No, la pazienza cristiana è un prendersi cura, far sì che le cose cambino con il dono di noi. Questo è il Vangelo che ci consegna. Allora, Don Max, tu sai benissimo come io artista che devi avere anche pazienza con noi, perché noi arriviamo, ce ne andiamo, quindi tu paziente continua nella tua opera, mentre io e Grazia ritorniamo dal... C'ho ad avere un'età per cui le ricordo bene, insomma ero ragazzetto, insomma non tanto ragazzetto ormai, però insomma le ricordo bene. Ma già dipingevi? Sì, ho iniziato fin da piccolo. A che età hai iniziato? Ma in realtà in maniera impietosa le maestre della materna dicevano che avrei dovuto fare il liceo artistico. E questa era l'idea, no? Poi io lo racconto sempre perché io sono stato un po', come dire, condizionato malamente andando da bambino all'età di 10 anni a Piazza Navona. Lì vidi gli artisti di strada e mi colpì questa cosa nella mente di un bambino, non lo so, insomma, però vedevo che l'artista stava lì a dipingere. Dico, ma allora fare l'artista, il pittore vuol dire... insomma, quasi essere povero. No, allora non voglio esserlo. E poi alla fine il Signore mi ha chiamato a fare il prete, quindi voglio dire, tutt'altro. Più ricco di così non potevi diventare. Esattamente. Però poi
Effettivamente questo aspetto, no, mi ha aiutato nel tempo anche proprio a interiorizzare, perché poi dipingere in modo particolare, fare arte sacra, lo dicevamo prima, non è soltanto un modo di riflettere, di pregare, ma anche di evangelizzare. Il Vangelo è una cosa bella e allora forse dovremmo un po' riscoprirlo un po' di più, questa dimensione della bellezza dell'essere cristiani, dell'essere discepoli di Gesù. Per tanto tempo abbiamo sottolineato troppo il dovere, le regole morali, le cose da fare, perdendo invece il fascino dell'essere innamorati. Ci si innamora di qualcosa che è bello. Allora il Vangelo è bello, Gesù è bello e Luca proprio in questo oggi ci aiuta a riscoprire questa bellezza del Vangelo. E in che modo, Don Massimo, in che modo, vogliamo ricordarlo proprio nella giornata di oggi, qual è l'aiuto più grande che ci dà? Luca certamente ce lo dà dandoci questo tratto dell'umanità di Gesù che coinvolge, che tocca, che raggiunge gli ultimi, che si piega anche lì, quell'altra rappresentazione che ho portato, no? Verso la peccatrice che vogliono lapidare, e lui la perdona, e la perdona con quella capacità di spostare l'attenzione non tanto sui peccati della povera donna che era effettivamente una peccatrice, ma sul fatto che tutti siamo peccatori. Allora chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora prima che puntare il dito sugli altri, puntalo su te stesso, fatti un bel esame di coscienza. E credo che anche oggi in questa società, se riscoprissimo questa dimensione di interiorità, di riscoprire che tutti siamo fragili, vulnerabili, peccatori, forse smorzeremo anche tante guerre e tante discussioni che poi cominciano anche nelle nostre famiglie, perché io lo dico sempre, le grandi guerre partono sempre dai piccoli conflitti, non esistono le grandi guerre così, è dal cuore dell'uomo, come diceva Gesù, che escono fuori cose buone o cose cattive. Allora è importante recuperare questa dimensione e Luca, con il tratteggio del suo Vangelo, della sua attenzione, della delicatezza che lui ci dà nel raccontare, nello spiegarci questo viaggio di Gesù, disceso dal cielo come figlio di Dio, incarnato nel seno di Maria, verso il cielo, dando anche a noi questa capacità di riscoprire quella bellezza che ci circonda e per la quale dovremmo un pochino di più imparare ad alzare lo sguardo, perché troppo spesso stiamo con lo sguardo un po' rivolto alla punta del nostro alluce e per questo poi affondiamo come Pietro, che all'inizio comincia a camminare sul mare, ma poi quando vede la tempesta non fa altro che pensare a se stesso e alla sua incapacità di farcela, no? E allora Luca ci può restituire questa bellezza con anche quell'aspetto che ci diceva anche nella storia di Totò Schillaci. Lui è uno che si è occupato del sociale. Luca ci consegna nella storia degli Atti degli Apostoli una chiesa che è attenta ai bisogni dei poveri. Il racconto dell'istituzione dei diaconi nasce proprio come una esigenza di attenzione alle mense, ai poveri. E la Chiesa da 2000 anni, non solo adesso, ha questa attenzione, questo prendersi cura dell'altro. Don Max, grazie per essere con noi. Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo, grazie per ogni volta che ami tornare qua e lo fai con la stessa cura di cui ci stavi parlando poco fa. Grazie, Giacomo. Grazie Don Massimo.